Ciao a tutti ragazzi ed amici, tornato e oggi vi voglio parlare della storia dell'arte e oggi ritorniamo a parlare di Vincent van Gogh e andiamo a parlare del suo dipinto che si chiama Il Mangiatore delle Patate, dipinto nel 1885 e si trova nel Van Gogh Museum di Amsterdam. Arrivo subito. Il Mangiatore delle Patate di Vincent van Gogh, dipinto nel 1885, che si trova al Van Gogh Museum di Amsterdam. Sì, in questo quadro siamo in Union, in un'abitazione del villaggio molto povero. E prima cosa che notiamo questa lampada in centro che illumina questa stanza, ma non in maniera luminosissima, ma luce, ma poca luce. Troviamo questi quattro contadini più la bambina che stavano cenando con le patate e caffè. La donna anziana ha un'espressione di stanchezza per la sua vita perché è molto faticosa, quindi vita in terra. E vuole mettere nel bicchiere il caffè, mentre questo signore accanto alla signora anziana vuole offrire una patata, mentre questo signore a sinistra, eccolo lì, che stava mangiando, praticamente stava prendendo le patate, però con uno sguardo su questo uomo accanto a lei in maniera preoccupante, mentre questo uomo qui ha uno sguardo nel vuoto, mentre questa bambina che troviamo qui, che sembrava avere una mano giunta sulle spalle, pronta a pregare prima del pasto. I colori che ha utilizzato Vincent van Gogh in questo quadro sono blu scurissimo, gialli e neri. Ma non solo il tavolo con le patate che vengono illuminati, ma vengono illuminati anche il loro orologio, il crocefisso, la posa. Ora ragazzi, è illuminato da orologio, il crocefisso, la teliera e la posa. In questo Mangiatore delle Patate, Van Gogh vuole rappresentare l'ultimo sacro pasto serale, come se fosse già una cerimonia in questo quadro. E in questo quadro, diciamo, è un quadro bello, però viene anche criticato dal suo collega che si chiama Anton Parappard, che diceva: sì, è bellissimo, potevi fare di più, però perché non è studiato?
diciamo, i movimenti di questi personaggi qui, perché sembravano, diciamo, che sembravano fermi, come una statua, forse, ragazzi, vi faccio capire. A un certo punto, su questo qui, Vangelo è rimasto male, e subito questo critico di Anton, Van Gogh, decise di togliere queste amicizie in queste due. I colori che ho utilizzato, che ho detto prima, che però sembravano proprio veri. Quindi in questo quadro di mangiatore delle patate, Van Gogh vuole anche rappresentare la fatica di questi contadini che passano tutti i giorni, sempre fatica, e allora si meritano questa scena qui. Quindi ho già detto tutto, analizziamo quello che ho detto. Siamo in Union, in un villaggio, in un'abitazione povera, e troviamo questi contadini e più la bambina, la signora a destra, anziana, dopo la, diciamo, è ormai stanca della sua vita intera per la fatica, e poi ha intenzione di versare nel bicchiere il caffè, mentre questo signore accanto vuole offrire una patata a lei, mentre questa signora a sinistra, tenendo una forchetta pronta a mangiare questa cena qui, però ha uno sguardo preoccupato di questo signore accanto a lei, mentre questo signore accanto a lei guarda nel vuoto. La bambina tiene una mano aggiunta sulle spalle, è pronta a pregare prima del pasto. Illuminazione di questa luce non brillantissimi, diciamo meno luce, ma non solo il tavolo, ma non solo il cibo, ma illumina pure l'orologio, il crocifisso, la teliera e la posa. Diciamo, Vincent Van Gogh vuole rappresentare l'ultimo sacro pasto serale di questi contadini, o forse una famiglia. Questo quadro è stato subito apprezzato, però viene criticato dalla sua collega Anton van Rompuy. Diceva: sì, è bello, ma potrebbe fare di più. Perché non hai studiato i movimenti delle persone? Perché su questo quadro sembravano delle statue. Allora, subito questo critico di Anton Van Gogh decise di finire questa amicizia tra i due. Ok, ho detto tutto per riassunto. Mi sono fermato un po' su altro video perché non mi ricordavo una cosa. E mi sono ripartito e spiegando subito. Se volete dirmi qualche informazione più su questo quadro, mi potete scrivervi nel commento, poi subito lo guardo. D'accordo, ragazzi?
Datamigi Channel. Vi ricordo prima di iscrivervi e attivate la campanella. Quindi, arrivederci, ragazzi.